Avanti, dai! Ah, apertura dei quattro cavalli? Oh, qualcuno è nervoso oggi? Non sono nervoso! Va bene, cominciamo. Sono aperta! Oh, ecco! Ciao, fratelloni! Ciao, Alice! Giochiamo? Alice, stiamo giocando a scacchi. Tanto tu non sai giocare. E tu hai un brutto cappello. Il mio cappellino è bellissimo. Non sai le regole. Fino a quando non le impari non potrai giocare. Uffi, che noiosi che siete. Giochiamo a carte? Abbiamo detto di no. A proposito di imparare, com'è andata oggi a scuola? Bene. Hai fatto la verifica? Sì. E com'è andata? Bene. Ti conosco, non mentirmi. Dammi il diario. No. Eddie? Il diario. No, il diario no. Il diario è mio. No, Eddie, ti do le caramelline se non dai il diario a Lori, ma... Aia! Vediamo un po'. Ah, un'altra nota. Alice. Alice non ha di nuovo fatto i compiti. E si è scusata dicendo che è molto più divertente fantasticare che studiare. Ma è molto più divertente fantasticare che studiare, stare fissa sui libri tutto il giorno. Sei una stupida, adesso la mamma ti castigherà, na 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 na. Non sapevo che avresti spifferato tutto, tu sei una spia! Alice! E tu, Popstar? Stammi a sentire bene, Alice. Io non dirò niente alla mamma e firmerò io la nota. Però tu adesso mi prometti che studi. Promesso. In quanto a te... E adesso? Lori? Dove stai andando, Alice? All'albero maledetto! Cerchiamo i pirati! Alice, ascoltami bene, vieni subito qua. E i pirati non ascoltano! Alice, vieni subito qua. No. Uno, due, tre. Eddie. Sto capisco in arrivo! Alice, basta, smettila con queste stupidaggini. Ma sei grande per queste cose, no? Vuoi perdere l'anno per caso? Tu lo sai che se lo studi e non superi le verifiche... Gli insegnanti ti tagliano la testa! E basta anche tu! Alice? Tu adesso ti metti qui, da brava, e studi. No! Sì! Vediamo, con cosa devi cominciare per domani? Quando la maestra stava spiegando io guardavo le nuvole. Avete notato che forme buffe che hanno? Ridammi il diario. Tu sei davvero senza speranze. E tu? Tu sei un cattivo! Alice! Anch'io un giorno non studierò più. Come voi due. Ma noi studiamo! Non è vero, voi
giochi, guardate la televisione, giocate ai videogiochi. Ma santo cielo, Alice, ma non hai fatto niente fino adesso. Niente. E guarda qui, che strano. Qui c'è scritto che domani è una verifica di storia. Beh, userò la mia fantasia. In testa mia le cose sono molto più belle. Anche Eddie è più simpatico. Tu qui, basta, 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 per favore. Ti prego, riporta questo in stanza e ricominciamo lì la partita. Ma sto vincendo io. Non si capisce niente, ricominciamo lì, che se no... Tutte scuse. In quanto a te, tu ti siedi qui e studi. È colpa tua. Studia. Dall'altra parte, ti conosco. E quando ti siedi lì, guardi la finestra e ti distrai. Sì, però io studio e loro si divertono. Napoleone guardava le nuvole. O chissà se le nuvole guardano noi. Sicuramente ridono e dicono: guarda quello, sembra una scimmia. E quello, quello, un leone, da quanto è forte. Sicuramente Eddie è un babbuino. E Lori? Lori è una piccola, piccola, piccola tartarughina. Una tartarughina lenta. Ma Alice, ma stai di nuovo fantasticando?
Attaccar discorso. Io sono rimasta colpita quando l'ho vista parlare. Ah sì? Esaminiamola! Ma dove sono andati? Sì. La faccia dimostra una certa capacità. Sebbene non sembri molto sveglia. Ma... Il colore non di meno è appropriato e questo non è poco. Se solo avesse i petali un po' più arricciati. Non è bene che mi prendiate in giro. Margherite mie, che permalosa. Ma non è neppure bello che tu te la prenda così, per un non nulla, insomma. Sì, avete ragione. Mi scuso e mi presento. Io sono Alice. Giglio. E questa è Rosa. Incantata. Wow! Ma non siete spaventati a stare qui piantati tutto il giorno senza che nessuno si prenda cura di voi? C'è l'albero in mezzo. Ho capito che c'è l'albero in mezzo, ma cosa può fare se una persona vuole cogliervi? Non dire quella parola! Ma... Ehi! Ma... Ehi! Scusate, intendevo dire cosa può fare una persona se, insomma, cosa può fare l'albero se una persona vuole prendervi? La corteggia. La corteggia? Intendete dire la corteccia? Io so quel che dico. Su via, Rosa, non ti arrabbiare. Non vedi che in fondo è giovincella come l'erba? Ragazzina, vedi, se tu vuoi... prenderci, lui ti corteggia. Quindi tu ti dimentichi di noi e noi possiamo scappare. Logico. Com'è bello quest'albero. Quanto mi piacerebbe salirci sopra. Sei ancora troppo piccola. Ancora con questa storia del piccolo. Io non sono piccola. O meglio, adesso forse sì, ma prima ero grande. Oltre a non avere dei bei petali, racconta anche bugie. Oh, bambina mia, deve passare ancora tanta acqua nel tuo mulino. Acqua? Acqua! Ma certo! Se mi innaffiassi potrei tornare grande. Ma dove lo trovo un innaffiatoio? Eccolo! Attenta! Attenta, non usarne così tanto! Ti crescerà soltanto il gambo e le radici diventeranno instabili! Ma state buone! Che cosa volete che mi possa succedere con un po' di acqua? Chissà se li rivedrò più.
Forse dovevo dare ascolto alle rose. Serpente! Serpente! Ma io non sono un serpente! Sì che lo sei! Ma io sono una bambina! Una bambina? Con un collo così lungo? Effettivamente questa è una storia strana. E lei mangi le uova? Sì, a volte. Serpente! Serpente! Ma perché dici sempre serpente? Perché i serpenti mangiano le uova! Sì, ma anche i bambini mangiano le uova. Allora, i bambini sono una specie di serpente! Lei è proprio un uccellino arrogante! E tu sei una bambina ignorante! Ma io non sono ignorante! Se sei una bambina vai a scuola, vero? Sì. Non si direbbe, tanto sei ignorante e maleducata! Di nuovo? Io non sono ignorante! Ignorante come un serpente? Si dice ignorante come un asino! Io so quel che dico! Mi sta di nuovo rimpicciolendo! Oh no! Aiuto! Io i serpenti non li aiuto! Forse avrei potuto aiutarmi. Vabbè.
al mio bellissimo coniglietto bianco. E qui, lepre di marzo. Chissà perché si chiama di marzo. Boh. Oh, ma c'è qualcuno che può aiutarmi? Credo di essermi persa. Sembrava di aver sentito un rumore, che strano. Miau! Eh? Eh no, l'ho sentito. Sono sicura. Miau! Wow! Che bel micione! Grazie! Micione? Sai forse dirmi dove devo andare? Ma certo! Miau! Arrivare? Ma io non lo so. Ma allora non ha importanza quale strada tu scegli. L'importante è arrivare, no? Ma che carino. Di quello puoi stare certa. L'importante è che cammini abbastanza. Micione, sai forse dirmi chi sono quelle persone scritte sull'incrocio? Queste persone? Ma certo, io abito qui. Vedi, da questa parte... Nic, nic, nic. Vive un cappellaio tutto matto. Pensa, è convinto di essere Napoleone. Da quest'altra parte, invece, vive un'elegantissima lepre inglese. Purtroppo è nata a marzo, quindi è matta anche lei. Miau. Zampina, vieni qua. Devi fare molta, molta attenzione a quei due, perché oltre ad essere completamente suonati, si odiano! No, no, micione, non lasciarmi qui, ti prego! Io non voglio stare in mezzo ai morti! Ragazzina mia, la vedo dura, perché vedi, qui sono tutti un po' matti. Io sono matto, tu sei matta. Ma come fai a dire che io sono matta? Devi esserlo per forza, altrimenti non saresti qui. E come fai a dire che tu sei matto? Un cane non è matto, non trovi? Sì, penso di... sì. Codina! Codina! E quindi un cane scodinzola quando è felice e brontola quando è arrabbiato. Io invece... Io invece brontolo quando sono felice e scodinzolo quando sono arrabbiato. Sono matto! Matto! Sono matto! Matto come un gatto! Inoltre, ho appena perso tutte le parti del mio corpo. Sono volate a nord, a sud, a est e ad ovest. Mi aiuteresti a ricompormi? Certamente! Molto bene, allora comincia da nord! Va bene! Micione! Micione! Ma quello non è il nord! Corpo in arrivo! Corpo in arrivo! Le mie zampe sono a destra! E andare!
se vuoi un po' di vino. Ma io non ne vedo di vino però qui. Difatti non ce n'è. E allora non mi sembra giusto offrirmene se non ce n'è. E a me non sembra giusto che tu venga qui dopo che non ti abbiamo nemmeno invitata, eh? Ma perché parla così questo? Lascialo perdere quello lì, è inglese. Sai, loro sono pigri, non imparano le altre lingue. Ma strano però, a me sembrava che invece l'inglese fosse famoso. Io lo studio a scuola. Davvero? Non si direbbe? Ma cosa ha detto adesso? Deve aver detto qualcosa riguardo il tuo cappello. Il mio cappello? Il mio cappellino è bellissimo. Sì, penso che tu non gli piaccia. Non ti preoccupare, odia anche me. Infatti i miei cappelli lo fanno impazzire. Per questo non parliamo. Beh, ma a me prima sembrava che parlaste invece. Mi presento, io sono il cappellaio. Cappellaio. Ah, ma certo, il cappellaio, l'ho letto prima sull'incrocio. Casa del cappellaio, sì. Mi presento, je suis Napoléon. Enchanté, mademoiselle. Mi avevano detto che eravate pazzo, ma pensare di essere addirittura Napoleone... Pensare? Pensare? Ma io lo sono. Ah, non è possibile. Come puoi dirlo? Hai qualche prova? Sì, cioè, no. Oh, non lo so, io l'ho studiato a scuola, ma non è che mi ricordo granché. Mi sembra si parlasse di un tempo lontano. Ah! Ma che cosa ho detto? Nominarlo qui. Ma chi? Il tempo. L'ho detto? Mm-hmm. Ma perché non posso nominare quella parola? 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 Si vede che non ci hai mai parlato. Ma con chi non ho mai parlato? Con il tempo? Scusate. Sì, effettivamente io non ci ho mai parlato con il tempo. Lo tenevo a scuola quando studiavo musica. Ah, ecco perché non ti ha mai parlato. Sì, hai ragione. Lui odia essere tenuto. Però, se impari qualche trucchetto ed entri in sintonia con lui, lui ti fa fare tutto quello che vuoi con l'orologio, eh? Per esempio, stammi a sentire, lui pensa che siano le 8 quando inizia lezione la mattina. Ma se tu lo preghi così, ti prego, fammi volare via di qui. Allora lui fa volare la lancetta fino all'1, ora di pranzo e cartoni. Yahoo! Vuoi ancora un po' di tè? Ma non mi hanno offerto nemmeno una tazza prima. Difatti non ce n'è. Ma cosa ha detto questo adesso di nuovo? Oh, ha detto di non cambiare discorso. Vedi, lui, il tempo. Di nuovo l'ho detto. Lui ci odia. Infatti, ci ha esiliati qui. È successo a marzo, proprio quando lei è impazzita. Sì. Era durante l'embargo. Eravamo nel pieno della guerra, durante la grande guerra, quando io con una canzone, una chanson, ho cercato di tenerlo. Conosci la canzone Stella Stellina? Allora? Sì. Sentiamo. Stella Stellina, la notte si... Scusa un attimo. Mi fai sempre fare brutta figura. Tutto bene? Qui ci vuole un po' di te. Stella! Ti piace il nuovo aroma? Ne vuoi un po' anche tu? No, grazie. Dove eravamo rimasti? Ah, sì, la canzone! Permesso, signorina. Scusa. Musica!
Maestro! Stella in stellina. La Russia si avvicina. La Francia traballa. L'Austria è nella stalla. Continua tu. Molto commovente. Però io non me la ricordavo proprio così, eh? Va bene, non interrompo più. Vai avanti. E dicevo che lui, il tempo, di nuovo l'ho detto. E lui ci odia. Infatti ci ha esiliati qui. Da allora sono sempre le 5 e io e l'inglese beviamo il tè. Abbiamo perso la voglia di guerreggiare. Basta, basta. Il tempo è tutto. Il tempo è storia. Senza di esso noi non esistiamo. Ora vattene. Vattene. Ci hai intristiti. Mamma mia, che matti. Però erano simpatici. Cielo, se avessi studiato la storia avrei potuto convincerlo che lui non è Napoleone e che tutta questa storia è finta. Che matti. Al gioco? Degli indovinelli! Che bello! Adesso sì che ci si diverte! Altro che con i miei fratelli! Amici? Sì? Vieni! Grazie! Prego! Comincio io! Sì, perché un corvo assomiglia a uno scoiattolo? Credo di poterci arrivare! Pensi che
Allora dovresti dire ciò che intendi. Ma io intendo dire ciò che voglio dire. Non è lo stesso? Ah, assolutamente no! È come se io dicessi vedo quel che mangio è lo stesso di mangio quel che vedo. Oppure prendo ciò che mi piace e mi piace ciò che prendo. Oppure dormo mentre respiro e respiro mentre dormo. Non è lo stesso! Ho capito. Bambina mia, devi fare attenzione. La lingua è una cosa importante. Una regina sa sempre ciò che dice. Ma che cosa ti insegnano a scuola? Ma è noiosissimo studiare la grammatica. Non dire sciocchezze! La grammatica è una struttura necessaria che ti permette di giocare. La lingua è uno strumento del pensiero, di cultura. E la grammatica è la regola del gioco. Capito? Ah, non l'avevo mai pensata così. Perché non pensi? Ma non dovevi dirle così. Guarda, adesso è tutta triste. Alice, ehi, ti va di cantare una filastrocca assieme? Ma io non ne so nemmeno una. Basta imparare. Non sono molto brava in questo. Oh, io invece sono sicura che imparerai subito. Prova a fare così. Manine! Ti ho detto che
se la colorassimo di verde? O di giallo? Accidenti! Ricontrolliamo! Giallo! La regina! Ma io non sono una regina. Anche se prima hanno detto che la sono. La sei o non la sei? Non lo so, ma non penso che sia tanto importante. Ci fidiamo? Ma non lo so. Potrebbe essere una spia. Ma io non sono una spia. Non arrivare! Senti, e se provassimo a chiedere a lei? Forse potrebbe aiutarci. Sì! Piacere, signorina. Io sono Sette, a sua disposizione. Io sono Tre, al suo servizio, milady. Che carine! Non pensavo che le carte potessero essere così gentili. Vi va di giocare con me? Ma noi veramente, signorina, staremmo lavorando, insomma. Ma certo! Noi stiamo giocando! Giocando? E a che cosa? Noi veramente staremmo dipingendo le rose e stiamo lavorando. Scusa un attimo. Sciocchino, se le diciamo che stiamo giocando, forse ci aiuterà. È vero. Bene, signorina, certo che puoi giocare con noi. Vedi, stiamo dipingendo le rose, come ti dicevo. Io adoro, sai, dipingere le rose. È quella lì? Esattamente. Sì. E tu di che colore la faresti, quella lì? Io la farei di blu. Hai visto che avevo ragione io? Ma lei non so. Non so cosa. Ci sarebbero delle regole. Delle regole? Ma sì, delle piccole premesse. Premesse? Sette, girati. La regina ci ha chiesto di colorare i fiori del suo giardino. Io ne ho colorato un quarto di rosso. Io un quarto di blu. Io un quarto di verde. E io un quarto di giallo. Le rose in totale erano 8. Però la regina ne ha colte 3. Quindi sono 5? No, perché ne abbiamo piantate altre 4. Più 4 fa 9. Di che colore dobbiamo dipingere quest'ultima rosa? Oh cielo, quanti numeri. Mi sembra uno di quei problemi di matematica. Allora? Non lo so, io non sono molto brava in matematica. Nemmeno noi. Quindi? Perché non dite alla regina che non lo sapete? Scherzi! Ci taglierebbe la testa! Oh cielo, e perché? Non le piacciono le ignoranti. E dice che una testa se vuota è inutile e va tagliata. Ma sarebbe come evitare il problema. Non risolverlo. Questo lo dicono anche i miei fratelli. Ma funziona, finché nessuno se ne accorge. Non lo so. Non mi sembra una buona idea. E va bene, e allora lo farò io. Così se la regina se ne dovesse accorgere, gli potete pure dire che sono stata io. Non lo so. Potrebbe funzionare, va bene. E allora... prendo il fiorellino e opla! Ecco fatto, sparita! Chi è quella ragazzina? La regina! Chi sta tagliando le mie rose? Alice! Oh c'è! Mi sa che l'ho combinata grossa forse. Certo che se avessi studiato la matematica avrei potuto aiutarmi e non danneggiarmi. E vabbè, mi prenderò le mie responsabilità. Sono stata io! Ma questa sedia? La cattedra? Mi sa che l'ho combinata grosso. Il processo contro la signora.
Sei in ritardo! Ma... però... Non si dice, ma però... Sentiamo. Accuse? È accusata di aver tagliato i fiori dal parco della regina. È portato confusione nel regno. Non si fa. Ma io... La mano, tesoro. Mi scusi? Non ora! E sentiamo, perché mai avresti tagliato le rose del mio giardino? Per aiutare le tarte. Ma loro dovevano risolvere un problema. Sì, però quel problema non è che avesse molto senso, eh? Non ti mischiare! In realtà era un problema molto semplice. C'erano 4 petali per rosa che andavano colorati con 4 colori diversi. Ma perché non ci ho pensato prima? Che sciocchino che sono! Colpevole in matematica! Ma io... La mano, bambina, se vuoi parlare. Mi scusi. Non ora sto parlando! Penso proprio che dovrò farti una bella verifica, Alice. La verifica no, la verifica no, la verifica no! Da che parte tramonta il sole? Sulle gambe del gatto! Sbagliato! Parlami della lingua italiana. Lo chiedo alla regina degli scacchi. Sbagliato! Che tipo di insetto è il bruco? Buffo! No, scusi, ho sbagliato. Chi era Napoleone? Un cappellaio! Risposta errata! Voto insufficiente! Sentenza bocciata! Per questo... Tagliatele la testa! No, la testa no, la testa no, mi prego! Tagliatele la testa! No, la testa! Tagliatele la testa! È inutile che scappi! La punizione per gli ignoranti! Ti ho detto che la scioccavi con quella storia! Non l'ho fatto apposta!
Va bene, Alice, va bene, ma con cosa devi cominciare? Storia. Uffi, che noia. Ah, è divertente invece. Allora, tu, Lori, farai Napoleone. E tu, Eddie, gli inglesi. E tu, Alice, che cosa farai? Io imparerò tutto e vi dirò cosa fare. Beh, io ci sto. Vive la France! Ma uffi, gli inglesi sono così noiosi. Sì, però alla fine hanno vinto tutto. È vero! Potrò battere Lori. Esattamente. God save the Queen! Mi scocciava dirgli che però prima hanno perso più e più volte. Alice! Arriva! Alice! Arrivo. Ciao, capellino bianco. Fratelloni, dai, aspettate, mi devo studiare anch'io con voi!